Buongiorno a tutti, siamo a Criturno in questa vigilia di Capodanno, e temperature molto basse, oggi c'è stata una bella gelata intorno al lago. Di questi periodi il bottom pesante, ma anche il micro bottom, quindi con artificiali molto leggeri che vanno dallo 0,2 grammi allo 0,35, allo 0,40, allo 0,6, montati in questa maniera, ovviamente, quindi con l'amo reverse, lo snap viene montato sullo split ring dell'amo, praticamente. Vanno mossi con una canna solid, ovviamente, con un vettino molto reattivo e un filo che sia abbastanza rigido, quindi o un trecciato PE molto sottile o un Ester, come in questo caso. Questo è un Ester Torai 04. È una pesca molto divertente e molto redditizia, perché andiamo a simulare innanzitutto l'azione del pellet e del mangime con le quali vengono alimentati i pesci, soprattutto in strutture stanziali. E sulle strutture proprio stanziali, quindi dedicate al no-kill, è una tecnica molto redditizia. Perché? Perché il pesce raggiunge un grado anche di tecnica e anche di apatia, di furbizia, tale che con questo tipo di tecnica abbiamo degli ottimi risultati. Io in questo momento ho innescato un Rob Lure Babel da 0,35, no, è 1,02 questa addirittura, e lo vado a muovere con una Dice Leif 61 ISSL, un Ester Torai 04. Vedete che la lanciabilità è chiaro che è sempre limitata a 1,02. Lo faccio scendere un pochino. Come vedete, proprio ha sfruttato proprio l'azione ha mangiato in caduta con un movimento molto molto lento. Il resto fa tutto ovviamente fuori la canna. Anche questo è un artificiale che si tende ad allamare il pesce sempre sulla parte superiore della bocca, che è la parte più dura, quindi le slamate sono molto molto limitate. Eccolo qua. Ciao a tutti.